8 marzo, festa della donna, una data per festeggiare oppure per ricordare avvenimenti storici, politici e civili a favore delle donne? Questo dovrebbe significare che ricordandosi di questa giornata, tutta l'umanità dovrebbe avere più rispetto per la donna. Una volta era qualcosa di più allegro e più bello e oggigiorno non è quello di anni indietro. E bisogna accettarla come viene. Questa giornata è una giornata molto importante per tutte le donne del mondo, le donne che hanno sofferto, per le donne che hanno lavorato. Dovrebbe essere la festa della donna ogni giorno più che altro, non ricordarsi solo oggi che di farci gli auguri, di essere trattate bene, eccetera. Mi sono vestita così come una mimosa. Bene. Ma non solo oggi, ogni giorno. E ormai vedo che è più rivolto alle femministe, fra virgolette, quelle che identificavamo come tali. Avendo una certa età sono un po' disincantata. Adesso siamo continuamente in festa, la festa del nonno, la festa del padre, la festa della donna. Lo so, è nato con un significato politico, aveva senso una volta. Penso che le donne di oggi ne approfittino per scaricare un po' i figli ai mariti, andare a mangiare insieme con le amiche. Cioè, non c'è niente da festeggiare. E siamo donne che ha solo che rotto e lavorato per tutti. Vabbè. Ha un significato questa giornata? No. Perché? Perché dovrebbero essere tutto l'anno per le donne. È uguale, non solo questo giorno. Per noi è molto importante che siamo russi e noi festeggiamo tantissimo questa festa. Allora il mio marito è abituato a dare un fiore a questo giorno. La donna supera l'uomo. Il mio augurio è che ogni giorno ci si ricordi che la donna è quella che ha messo al mondo, insomma, tanti uomini che magari non si comportano tanto bene.